Buongiorno a tutti. Nell'ultima lezione abbiamo visto come formattare una tabella in modo che appaia con le righe di colori alternati, così che i risultati siano molto più visibili al primo impatto. Vediamo adesso altre funzionalità di Excel. Tra le funzioni più utili vi sono quelle relative all'ordinamento dei dati. Quasi sempre, infatti, si ricorre a questa funzione quando si vuole riordinare in modo crescente o decrescente un elenco oppure una progressione di numeri. L'attivazione, avviene selezionando le celle il cui contenuto si può ordinare. Nel nostro caso andiamo a selezionare le celle D4, C4, D4, E4 e F4, quindi diciamo quelle con il titolo. Cognome, nome, data di nascita, altezza e peso. Dopodiché andremo a fare clic sul Ordina e filtra, quindi questo pulsante che troviamo all'interno del menu Home. A questo punto andremo a selezionare il parametro filtro che ci consente appunto di attivare il filtro sulle celle selezionate, per poi andare a scegliere come ordinare il contenuto all'interno della cella. Clicchiamo su filtro e vediamo che nella nostra tabella appaiono questi quadratini con una freccia. Se clicchiamo su uno di questi quadratini, possiamo andare a scegliere il tipo di ordinamento, quindi ad esempio ordinare dalla A alla Z per cognome la nostra tabella. E a questo punto vedete che abbiamo Balsamo Marco come primo e ultimo Verdi Oswaldo. La stessa cosa, volendo, avremmo potuto farla ordinandoli per nome, piuttosto che per data di nascita, altezza o peso. Ovviamente tutte le altre colonne vengono modificate in base alla prima colonna. A questo punto, in realtà, con questo filtro potremmo anche andare a selezionare solo una serie di persone. Nel nostro caso abbiamo un elenco di cognomi. Quindi potremmo decidere di diselezionare tutti, quindi non far vedere nessuno, oppure selezionarli tutti e farli vedere. Diciamo che con i cognomi risulta un po' inutile. Ad esempio, però, con l'altezza, il peso, che sono numerici, tipo il peso, possiamo andare a selezionare, togliamo, selezionato, ad esempio, tutti quelli che pesano 78 kg. Quindi selezionando solo il valore 78, cliccando poi su OK. Vedete che ci mostra solo ed esclusivamente le persone che hanno un peso pari a 78 kg. Sempre cliccando sul quadratino con la freccia possiamo andare a riselezionare tutte le persone o togliere tutto il filtro. Diciamo che questa impostazione di filtro, quindi questa selezione particolare, è molto utile per cercare determinati valori all'interno di tabelle magari molto ampie. Nel nostro caso è una tabella piccolina, quindi con pochi valori al suo interno, ma se questa tabella fosse di 2.000 o 3.000 righe e dobbiamo cercare magari soltanto il valore relativo al 59, con un filtro così diventerebbe tutto molto più semplice, altrimenti dovremmo stare lì a scrollare la tabella in maniera molto molto più problematica. Passiamo a un argomento successivo. Nel nostro caso abbiamo sempre a disposizione la nostra tabella e guardiamo all'interno del menu filtro, quindi Home, Ordine e Filtra, dove possiamo andare a filtrare senza applicare questi filtri, quindi questi quadratini, ovvero ordinare, ad esempio a livello alfabetico, i valori semplicemente selezionando la colonna e cliccando, scusate, sul filtro dalla A alla Z. Per fare questo, ovviamente, bisogna prima di tutto togliere i filtri che abbiamo applicato alla nostra tabella. Quindi andiamo a selezionare la nostra tabella, torniamo su ordine filtra, riclicchiamo su filtro in modo tale che vengano cancellati i quadratini e se selezioniamo la parte del cognome, clicchiamo su ordine filtra e andiamo su ordine dalla Z alla A, vedete che va a modificare
l'elenco dei cognomi, quindi mettendo come primo Verdi, come ultimo Balsamo. Diciamo che è la stessa identica cosa che abbiamo utilizzato prima con il filtro. Filtri ovviamente sono molto più utili, però è una modalità più semplice e più immediata. Abbiamo visto come si utilizzano i filtri, ora proviamo a vedere come si inserisce un grafico all'interno delle nostre tabelle. Andiamo su Menu Inserisci. A questo punto andremo a selezionare prima di tutto tutta la nostra tabella, compresi quelli che sono le parti alte, quindi la tipologia di colonna, la descrizione della nostra colonna. A questo punto nel menu Inserisci abbiamo questo sottomenu che si chiama Grafici. Qui possiamo andare a scegliere la tipologia di grafico che più ci piace, quindi un grafico a torta, un istogramma, insomma. Nel nostro caso cliccheremo su un grafico statico, un istogramma semplice, clicchiamo, ci chiederà quale tipologia di grafico vogliamo applicare, scegliamo quello che più è idoneo alla nostra tabella e come vedete viene inserito un grafico di fianco alla nostra tabella. In questo caso abbiamo quindi dei valori sull'asse delle ascisse, dei valori sull'asse delle ordinate. Abbiamo una serie di nomi che sono quelli relativi alla nostra prima colonna. La possibilità poi di vedere sia le colonne che un grafico in crescendo con questa linea arancione. Ovviamente ci si è aperto un menu particolare che si chiama struttura grafico e formato. In questo menu possiamo andare a scegliere la tipologia di colore del grafico, gli stili del grafico che vogliamo applicare. Quindi, ad esempio, possiamo andare a scegliere un grafico più orizzontale piuttosto che verticale o una tipologia di colore differente. Come vedete, nel cambia colore possiamo andare a scegliere dei colori diversi per il nostro grafico. Questo tutto in base a un nostro piacere personale, un nostro gusto. L'importante è che andiamo a selezionare sempre tutti quelli che sono le caratteristiche della nostra tabella, altrimenti non riusciremo a capire poi a cosa si riferisce il nostro grafico. Ovviamente, se andiamo a modificare la tabella, il grafico si modificherà in automatico. Quindi, cambiando i valori presenti all'interno della tabella, il grafico andrà modificato. Vedete che qui c'è scritto titolo grafico. Possiamo facendo clic andare a modificare il titolo del grafico, quindi possiamo inserire alunni classe terza. Così facendo modifichiamo il titolo del grafico presente che fa riferimento alla nostra tabella. Possiamo andare a modificare con questo pennellino qui i colori e le tipologie di grafico, un po' quello che viene fatto con gli stili qui in alto nel menu. Oppure nel menu particolare formato possiamo andare a cambiare quelli che sono gli stili di colore. Attraverso questo più invece possiamo aggiungere elementi grafici al nostro grafico. Quindi ad esempio il titolo all'interno degli assi, quindi vedete che qui c'è il titolo asse, possiamo andare a inserire ad esempio cognomi degli alunni. Possiamo inserire delle etichette nei dati, quindi qui vedete che abbiamo dei valori differenti, che sono quelli relativi all'altezza dei nostri alunni. E possiamo poi inserire una leggenda, che apparirà qui in alto, relativa al nostro grafico. Ovviamente possiamo andare attraverso questi pallini che appaiono sul grafico e sono uguali a quelli delle foto, a modificare la grandezza del nostro grafico, così da poterlo vedere meglio. Spero che questa lezione sia stata semplice. Provate, fate degli esercizi e iscrivetevi al mio canale, cliccate mi piace. Se avete dei dubbi o delle domande, scrivetele pure qua sotto. Ciao!